Tutti vediamo in questo video perché ignorare un uomo. Usa questo trucco psicologico saggiamente. Allora, prima di affrontare il tema però, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E veniamo al tema. Perché ignorare un uomo? Usa questo trucco psicologico saggiamente. Allora, è molto importante ignorare un uomo ogni tanto, perché se tu lo ignori avrai la possibilità di sedurlo, avrai la possibilità di conquistarlo, avrai la possibilità di farlo innamorare. Ma ignorarlo in questo caso per acquisire potenziale non significa sparire deliberatamente, sparire consapevolmente. Significa semplicemente mettere in atto delle strategie che possono veramente per te essere molto utili per conquistare, per far innamorare, per coinvolgere la persona che ti interessa, l'uomo che ti interessa. Quindi ignorare in questo caso significa utilizzare una forma di comunicazione molto seduttiva, che è il silenzio. Il silenzio seduce, il silenzio coinvolge, il silenzio fa innamorare. Perché il silenzio genera dubbio? Ovviamente il silenzio deve essere usato in modo intermittente, come forma di penalizzazione. Ricordiamo che le due grandi leve della seduzione sono la gratificazione e la penalizzazione. Mettendoci sempre dal punto di vista della sfera logico-razionale, perché noi ci identifichiamo con la sfera logica, quindi la sfera cognitiva con la quale ci identifichiamo. Quindi, quando io parlo di penalizzazione, intendo penalizzare appunto la parte logica, quindi colpire la parte logica. La penalizzazione logica corrisponde a una gratificazione emotiva, perché parte logica e parte emotiva sono il verso e l'inverso. Quando gratifico la parte logica, penalizzo quella emotiva e viceversa. E invece, quando parlo di gratificazione, anche qua ovviamente mi riferisco a gratificare la parte logica. Ora, la parte logica da cosa è gratificata? Beh, è gratificata da un abbassamento del livello di tensione emozionale, perché per la parte logica noi vorremmo, da un punto di vista logico, sapere che la persona che ci interessa. Sapere sempre dov'è, cosa fa, come si comporta, eccetera, eccetera. Mentre da un punto di vista emotivo, invece, la parte emotiva va alla ricerca di tensioni emozionali che praticamente corrispondono al contrario, non corrispondono al gratificare, al diciamo ridurre la tensione, ma farla crescere, farla diventare più grande, farla diventare più robusta, farla diventare più potente. E quindi creare tensione. Ora, tutto ciò che è mistero crea tensione, tutto ciò che è dubbio crea tensione, tutto ciò che è come dire, indefinito crea tensione. E quindi di fatto coinvolge, di fatto fa innamorare. E quindi se tu vuoi far innamorare la persona che ti interessa, se tu vuoi coinvolgere la persona che ti interessa, quello che devi imparare a fare, quindi in questo caso sedurre un uomo, è devi imparare a generare tensione, quindi ignorarlo. Ignorare un uomo devi utilizzare un trucco psicologico del meccanismo proiettivo. Quindi affinché lui proietti, il meccanismo proiettivo cos'è? Il fatto che gli esseri umani non riescono ad avere delle gestalt aperte, cioè non riescono ad avere delle forme aperte, devono sempre sapere tutto quello che capita, tutto quello che accade. Questo per gli uomini è fondamentale, per gli uomini nel senso del genere umano, ovviamente. E quindi, se tu vuoi sedurre un uomo, quindi dargli delle emozioni, devi sfruttare questo meccanismo, cioè farti apparire come misteriosa. Quindi farli proiettare. Quindi uno dei meccanismi fondamentali è quello di ignorare attraverso il silenzio. Il silenzio intermittente, se vogliamo. Cioè ogni tanto non gli rispondi ai messaggi, ogni tanto te ne freghi, ogni tanto lasci che la persona proietti.
te ne fotti altamente, cioè non gli rispondi. Ogni tanto sì, ogni tanto no. Quando tu non gli risponderai, lui prenderà la cosa come una forma di penalizzazione, prenderà la cosa come, diciamo, una sorta di coinvolgimento, prenderà la cosa come una sorta di innamoramento fondamentalmente, no? Perché, come dire, tenderà a innamorarsi, tenderà a coinvolgersi, tenderà a non sapere esattamente le cose come stanno e quindi proietterà ciò di cui crede. Per cui se tu non gli rispondi, potrebbe farsi dei sensi di colpa se è una persona propensa a viversi sensi di colpa. È ovvio che se è propensa a viversi sensi di colpa, tu potrai agire ovviamente sui sensi di colpa facendogli intendere che insomma, è colpa sua se tu non ti fai sentire, è colpa sua se tu non gli rispondi. Se invece sarà una persona che naturalmente tenderà a vivere la disistima, beh, è ancora più facile perché tenderà a pensare di aver fatto di non valere, di non essere, di non meritarsi le tue attenzioni. Se è una persona che temerà l'abbandono, avrà paura di essere abbandonato. Se è una persona che teme il rifiuto, avrà paura di essere rifiutato. Quindi tu non devi andare a cercare con questo trucco psicologico quello di cui lui ha, diciamo, qual è come possiamo dire. Il serbatoio emotivo, che bisogna andare ad alimentare, perché proietterà lui proprio sul serbatoio emotivo, che riterrà opportuno, insomma, che no, non la sua parte emotiva, ma la sua parte logica. E quindi tu verrai identificata come un'erogatrice di tensioni emozionali. E quindi, visto che verrai etichettata come una erogatrice di tensioni emozionali, verrai etichettata come una che lo fa innamorare. Questo è un dato di fatto, no? Perché noi tendiamo a innamorarci proprio delle persone che vanno a amplificare, diciamo, quelle che sono le nostre paure, vanno a amplificare quelle che sono le nostre, come dire, i nostri più reconditi turbamenti. E in questo modo tu diventerai un bersaglio emozionale amplificatrice. Quindi usare questo trucco psicologico saggiamente, quindi senza esagerare con i rifiuti, senza esagerare con i silenzi, però il trucco psicologico del silenzio usato saggiamente è molto utile perché ti consentirà veramente di conquistare e di far innamorare. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E ti ricordo di iscriverti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video.